Scusate, scusate. Buonasera a tutti. Questa edizione del telegiornale andrà in onda in forma ridotta per venire incontro alla vostra scarsa soglia dell'attenzione. Cronaca. Furto di bici per un valore di circa 50.000 euro, messo a segno a Legnano. A subire la spettacolosa incursione dei ladri, il negozio Bicimania, la cui vetrina è stata letteralmente sfondata dal furgone dei malviventi. È stata rubata anche una bici per bambini di 3 anni. Molto strano. Mobilità sostenibile, Olanda, l'AIA. Il governo cittadino è pronto a stanziare ben 65 milioni di euro per lo sviluppo delle infrastrutture dedicate alla mobilità dolce, in un piano che dovrebbe portare ad incrementare del 50% il numero di ciclisti entro il 2040. Più o meno come i piani che abbiamo in Italia, più o meno. Nel frattempo a Göteborg, in Svezia, si sta pianificando un'area urbana ad emissioni zero che probabilmente vedrà la luce entro la fine della primavera di quest'anno. Chissà se saranno permessi i peti, mi chiedo io. E passiamo ora allo spettacolo. Nuovo distinguo tra l'ultra cyclist Omar Di Felice e il siberiano d'adozione Lorenzo Barone, il quale sembra aver risposto al romano e alle sue imprese sportive certificate con la frase: "Io a meno 20 ci pedalo in infradito". Che burlone questo barone. Ho fatto anche la rima. E chiudiamo l'edizione di oggi. C'è una mosca che gira nello studio, mi pare. Oh, eccola lì. Bene, dicevo, chiudiamo l'edizione di quest'oggi con una notizia appena arrivata in redazione, quindi freschissima. Sarebbe stato ritrovato un forziere nelle Spagna Baffia, resa famosa dall'avventuriero Stefano Scapitta, un forziere, dicevo, pieno di apostrofi. Si indaga sulla sua misteriosa provenienza. Per oggi abbiamo finito, vi auguro una buona serata e ci rivedremo alla prossima edizione del TG Bike TG. Non mi ricordo ancora il nome, scusate. Il Bike TG, il TG con i peli sulla lingua.